Amici in ascolto, siete al cospetto di Rino Tommasi, di Tonino Cagnucci e di Carlo Zampa. Dunque, fatta salva e scontata la presenza di Totti e Lamela, il ballottaggio questa sera sarà fra Bonini e Bojan, Borini e Bojan. Certo, insomma, si tratterà di una decisione importante per tutta una serie di fattori. Rino, dal tuo punto di vista, chi gioca? Chi gioca? Ma forse Borini è quello che forse ha acquisito più meriti negli ultimi tempi, non lo so. Perché poi c'è Osvaldo, ma Osvaldo, come dice anche Carlo, Osvaldo al momento pare che non sia disponibile, altrimenti giocherebbe. No, è partito, ma io credo che esordirà col Parma, esordirà dopo l'infortunio, credo, come ben dice Carlo. Te la sentiresti di togliere questo Borini e te la sentiresti di non mortificare ulteriormente Bojan, Tonino, se tu fossi Luis Enrique? Oppure come ragionerà lui? Io penso che Bojan non si senta mortificato, perché c'è talmente rapporto con Luis Enrique che insomma non la viva così la cosa. Secondo me pure gioca Borini, perché la cosa come fa a levarlo, appunto, Poi in un campo del genere, insomma, sarà ghiacciato, freddo quanto è Borini, è proprio roba sua. Però la piscitella nessuno se l'aspettava, quindi magari stasera si inventa qualcos'altro. Certo. Ieri la frase sulla Mela in conferenza ha detto: io sono più contento di Lamela di Borini, vuol dire uno che la Mela sta in difficoltà e lui gli sta vicino, chiaramente. Potrebbe anche nascondere magari una decisione a sorpresa. Bravo, perché io penso proprio questo, e adesso mi rivolgo a Carlo. Secondo me le parole di ieri vertono proprio, secondo me, a Totti, Borini e Bojan. Tu dici questo, io con Bojan in campo. Secondo me ce l'ha in mente questa cosa qua. Ah, potrebbe essere. E se così sarà, perché Carlo? Non l'ha mai fatta. Perché non l'ha mai fatta, E se così sarà, sono ben assortiti? Guarda, Bojan è comunque un giocatore che poco è predisposto a rientrare. Cioè, rispetto a Borini, che è uno che partecipa molto alla manovra a 360 gradi, spesso lo ritrovi comunque in difesa, a riprendere palla e ripartire. Bojan da questo punto di vista è molto meno predisposto, però potrebbe anche essere che magari a questo punto ha fatto capire al giocatore quelle che sono magari le difficoltà e quelle che lui vuole da lui, e l'esclusione che ha deciso nell'ultima partita potrebbe essere anche uno stimolo in più per il giocatore stesso, per Bojan. Quindi può anche esserci. Io sinceramente preferirei a questo punto con Lamela in campo. Per quello che dicevi tu, cioè se sono come giocatori meglio assortiti, Lamela è uno che rientra relativamente. Lì bisogna aspettare che rientra Osvaldo, che invece è un altro di quei giocatori che fa quel tipo di gioco. Ti garantisce, Comunque ti posso dire che adesso in campo ci sono i giocatori del Siena che stanno facendo un po' un piccolo riscaldamento sul terreno di gioco. La ricognizione. Quindi le condizioni sono di normalità, Carlo, ci stai dando. Ce ne sono 5-6 che stanno facendo il torello in mezzo al campo, insomma. Vi do le notizie meteo per stasera: meno 5,2 gradi, 86% di umidità e cielo poco nuvoloso, quindi nessuna precipitazione. Va bene. Allora, poi l'altra alternativa sarà Viviani o Greco, e poi staremo a vedere. Però adesso io voglio farvi voglio sentire la vostra opinione su altre considerazioni, che sono quelle relative ai nostri sospetti, certezze. Io l'ho detto, Rino mi ha confermato il pensiero, che Capello aveva già un contratto in tasca quando ha preso quella decisione di affrancarsi dall'FA. Conoscendo il personaggio, era l'idea più naturale. E poi è andato a mietere dove il grano non esiste, Rino. Quindi, hai capito? Il friulano, capito? Perché insomma andrà a questo Anzi, che è una delle cose più, come dire, originali del mondo del calcio. Questi vivono a Mosca, vanno a giocare lì, si spostano in aereo per gli allenamenti, la follia. Qui siamo proprio all'iperbole del tutto, no? Alla follia. E poi dopo, questo ormai sembrerebbe essere una cosa fatta, quella di Capello Lanzi. E poi vorrei una vostra opinione sulla partita di rugby che si è svolta sabato pomeriggio all'Olimpico fra l'Italia e l'Inghilterra. 50,000 spettatori, non hanno temuto nulla. Quello è stato un bel fenomeno, perché non so neanche capirlo perfettamente.
Beh, vabbè, intanto vabbè, la presenza degli inglesi nell'ordine... Ce n'erano già, hanno contribuito anche loro. Sì, sì. Però anche vabbè, il fascino di un avversario importante, ecco, questo può aiutare. Perché basta comunque con la storia, il calcio dovrebbe prendere esempio dal rugby, cioè il sei nazioni sono sei partite, cioè se il rugby no, non è nel senso non, via Dana, Benetton, no, Treviso aspetto, allora il calcio è stanziale nel senso che raccoglie gli spettatori in loco, il rugby è nazionale e raccoglie gli spettatori di tutta Italia nella città dove si gioca, che è Roma. Un'altra cosa, la qualità media degli spettatori delle partite di rugby è nettamente diversa e vorrei dire anche migliore di quella degli altri spettacoli sportivi. Lo è, questo sicuramente lo è. Non solo degli spettatori ma anche dei giocatori. Quindi in un certo senso c'è una voglia di partecipazione del pubblico, il quale dice tutto sommato vale la pena andarci. Ecco. E anche di comportamento, carino. Ah, sì, sì, sicuramente. Ma sicuramente. Con tanti inglesi presenti qui a Roma, magari fosse stata una partita di calcio sarebbe successo magari anche qualcosa, visto e considerato quelli che sono i rapporti. Rugby non succede mai nulla. Sì. Fra l'altro è gente completamente diversa. Venerdì notte sono incappato in un quartetto inglese in piena notte, imbriachi come si può essere imbriachi solo in Inghilterra, esatto. In mezzo alla neve sembravano cingolati, quattro cingolati andavano a piedi tranquilli, uno addirittura in maglietta con la rosa d'Inghilterra. Sì, quella bellissima. E mi fanno amico, dove posso bere una birra? Dico a stora al San Camillo, gli ho risposto io. Esatto. Poi però sono stato talmente coinvolto che l'ho accompagnati. Sì, no, l'ho accompagnati in un pub nei pressi di casa mia che era aperto, no? E l'ho lasciati là, ci siamo abbracciati, esalazioni alcoliche che non si può capire. Io pure sabato ho trovato un paio subito complimenti all'Italia. Bravissimo. Ma sto buonismo perché? Non perché sono inglesi, te pieno per culo. Ma te pieno per culo perché intanto hanno vinto e poi se ne vanno dopo aver gustato la città di Roma e gli inglesi sono questi. Però gente di una bizzarria straordinaria, capito? Sì, sì, ma se tu vai a vedere una partita di rugby, capisci subito che il pubblico è di qualità diversa. Certo. Ma questo è proprio il pubblico inglese, cioè è una cultura di noi, è proprio una cultura di sport. Anche una partita di calcio è diversa. Ha altri valori, no? È altri valori. E quindi... Anche per quello non riusciamo mai a batterli. No, però insomma è regalata la partita. Sì, sì, è vero. La partita è stata completamente regalata. Ci stiamo avvicinando, ecco. Sì, certo. Ed è un buon segnale, ed è un buon segnale. Allora, ritornando alle vicende della Roma, leggo sul Romanista... che ad un certo punto in occasione della visita di Mario Monti in America a New York al suo cospetto guarda, io non ho visto il video però ci gira la cosa mi diverte non poco, ma è divertente anche il video, insomma, cioè non è stata esattamente una stretta di mano consapevolissima da parte di Monti, nel senso che questo si è presentato, ha detto buongiorno Monti, sono da Copina, e l'altro può aver risposto in inglese and this Cox, ma questa, ci sta pure tutta. Comunque insomma questo si è presentato e il video che racconta Tonino, che io... guarda, me l'hanno raccontato, non l'ho visto però, io l'ho visto. Ah, l'hai visto Carlo? Sì, l'ho visto, lui che esce, sta uscendo Monti e incrocia da Copina e rimangono qualche secondo, a parte si sono stretti la mano. Sì. Parlano qualche secondo tra di loro, sì. E poi Mario Monti si allontana, va in macchina e va via. Certo. Insomma, vabbè. E queste sono, le cose sempre in attesa di Siena-Roma di questa sera, partita per la Roma. Siena tutto in campo, tutto in campo. Ah, ci sono proprio tutti, ce li stai dando. Stanno facendo, sì, lo sto proprio dando in diretta, così come la sto vedendo proprio sul terreno di gioco. Quindi stanno due gruppetti in circolo facendo... così facendo scorrere la palla, prendendo il torello, però vedo che hanno già messo i cinesini in campo, quindi tra poco faranno anche una mini partitella, insomma. Certo, allora per fare un passo indietro e ritornare a quello che potrebbe essere un passaggio importante per il terzo posto, dove dentro c'è la Lazio che è titolare a tutto merito del terzo posto stesso e a questo punto favorito e appunto. Allora Rino, è effettivamente nelle potenzialità di questa Lazio il terzo posto? È decisamente la favorita? Falcao intravede non credo che sia la favorita, ma almeno tante probabilità come le altre.
Tu dici, ha un organico che glielo consente? Ma questo è tutto da vedere, perché l'organico, sai, poi a un certo punto, quando arriva il momento e la partita più importante, l'organico viene fuori, Qualche cosa a un certo punto da mettere in campo ce l'hai, Invece le certezze di Tonino sulla Lazio? No, guarda, io sono un po' sconvolto perché Falcao ha detto, non so se l'avete parlato prima, che Hernanes è il mio erede, quindi possiamo anche dire che la Lazio è favorita. È un'iperbole quella di Falcao, un'iperbole. Ma no, non ci dimentichiamo che il divino sta là ogni tanto. Esatto. Non ha tirato rigore. No, che ci facciamo perdere Falcao. È intoccabile. La Lazio c'ha... è una squadra che si è compattata attorno a Reyes, quindi il punto debole è diventato un punto di forza alla fine, questo va detto. Sì, lo so, però c'ha un problema con Close, io credo, che mi sembra che non stia rispettando il cammino trionfale del girone d'andata. C'è un problema infortuni che vanno e vengono, c'è questo Dias che per la difesa io credo che sia imprescindibile, che una volta per squalifica, una volta perché si fa male, c'è a intermittenza. C'è che con il Cesena gli è andata di molto bene nel secondo tempo, vedi appunto quello che ci ha messo di suo il Cesena. Gli è andata benissimo, ma proprio per questo però è un fatto positivo. Tu dici che può continuare. Ti dà fiducia, ecco. Segnale. Questo. E poi c'è lo sgretolamento totale dell'Inter, cioè Ranieri poi la butta... Quello è più importante. Ranieri la butta in canzonetta. Imbarazzante vedere come una grande squadra non sia preparata ad avere neanche uno schema, perché il Novara ha fatto un allenamento difensivo ieri praticamente. Tutti schierati, Novara il secondo dietro tempo la linea in 10. Nove di linea Maginot. Sì. Però non è uno schema, cioè non è una sicurezza dove provare a far male. Ma io ho visto anche un Novara con delle svagatezze nella sua linea difensiva, che una squadra minimamente viva la vinceva quella partita. Pazzesco. Ma credo che l'Inter sia proprio finita. Pazzesco. Ripiegata su se stessa. Che ne pensate, Tonino e Carlo? Faccio pure un sapore simbolico, visto che Ranieri venne all'Inter, se non sbaglio, proprio dopo il Novara-Inter 3-1 la cacciata di Gasperini, quindi perde in casa con Novara è veramente pesante, insomma. Ma sono quelle sconfitte da storia, insomma, con Milan Cavese 1-2, Inter Novara 0-1 è una bellissima favola per Mondonico, ma anche per Novara città, insomma. Io, cioè, l'Inter all'Olimpico una settimana fa mi è sembrata la squadra più brutta vista qui da 10 anni a sta parte, veramente non c'aveva senso. Solo da quella partita vengono fuori due messaggi di segno opposto. Uno, che l'ultima in classifica a un certo punto può andare a vincere a San Siro. Ehi. Ecco, e questo è un aspetto. L'altro, che si può anche pareggiare o vincere fuori giocando 11 in difesa. È meno positivo come messaggio. È quello che ha fatto Ranieri per 7 partite, infatti. L'Inter, le 7 partite che ha vinte quasi tutte così. Il derby, sono presente, ho visto con attenzione. Sono molto sorpreso di quello che è stato l'atteggiamento di Spalletti con la squadra russa, perché, vi ripeto, era per certo l'accordo di Moratti con Spalletti, con l'avvento anche di Lele Oriali, eccetera, eccetera. Evidentemente sarà cambiato qualcosa. E lui poi ha rinnovato, no? Ha rinnovato col San Pietroburgo. Ma qualcosa deve essere accaduto. Probabilmente possiamo fare ipotesi, facendo solo come questo. No, sì. Visto e considerato che l'Inter è una squadra da rifondare, forse non c'erano tutte queste disponibilità a fare una rifondazione totale, come ci può stare. Potrebbe aver chiesto Spalletti, sì, ci può stare, perché non lo so se Moratti avrà la possibilità, vedi la famiglia, vedi Marco che gli ha messo addosso un tutor economico, possa avere oramai questa libertà. Ha maggior ragione se non dovessero centrare il terzo posto. Apposta, no? Quindi vabbè. Sono 2 anni che non fanno mercato una squadra come l'Inter, che per 15 anni ha... Va bene, staremo a vedere. Siccome la colazione è pronta, lasciamo intanto Rino alla stessa, e noi siamo alla vigilia di un pomeriggio straordinariamente intenso per quanto ci riguarda, che comincerà alle 16:30 e andrà a delibitum fino alla dopo partita, ai commenti con il nostro Carlo, che ci racconterà cose prima, dopo la partita, e gli interventi di tutti quanti compongono il parterre calcio
calcistico di Radio Yes. Rino, un abbraccio forte, a dopo. Arrivederci, maestro. Un abbraccio grande a Tonino Cagnucci. Ciao Tonino. E al nostro Carlo, che risentiremo poi dalle 16.30 in poi. Carlo, un abbraccio grande. Ciao Marcellino, forza. Un abbraccio a te e a Flavio.